Ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla nuova puntata di City Skyline nel canale di Atom Simulation. Eravamo rimasti l'ultima puntata che stavamo estendendo questa zona sempre residenziale con un nuovo cimitero per sopperire quello che è in fase di svuotamento e avevamo costruito finalmente il nuovo stadio e quindi si era creata la nuova squadra di calcio della città, quindi l'Atom City FC. E a breve dovrebbe esserci una partita, solo che ci sta segnando una serie di problemi multipli, ovvero non c'è, insomma, l'immunizia non è stata ritirata e questo che sembra che ci sia un morto da qualche parte, qui vicino. Ah sì, eccoli qui infatti. La prossima partita si trova, viene fatta insomma il 10 di marzo e ci siamo quasi. L'unica cosa è che ci sono questi due problemi che potrebbero non far avere un grande risultato. Per risolverli questa non è facile perché comunque abbiamo il cimitero che è stato costruito da poco e che stranamente ancora non è passato per il resto della città, però qualcosa dovrebbe essere successo di recente. E poi comunque abbiamo, sì, una serie di situazioni per le quali comunque dobbiamo lavorare e risolvere. Per esempio, dovremmo mettere, penso, un ospedale nuovo qui vicino, o comunque una clinica, perché comunque siamo abbastanza lontani da tutto. Io direi, visto che c'è già un ospedale abbastanza grande lì, possiamo valutare l'idea di mettere una clinica proprio da queste parti o comunque da quest'altro lato. Beh sì, possiamo intanto valutare l'idea di mettere appunto questa qui vicino. Oppure eventualmente anche metterla sì, direttamente da queste parti. Giusto per rendermi conto, la copertura di un ospedale da queste parti cosa potrebbe fare, però non me lo fa costruire comunque, io volevo vedere solo la copertura. Non fa vedere la copertura perché non ci sono abbastanza soldi. Facciamo una cosa, aspettiamo un attimo che ne arrivino un po' e vediamo cosa succede. Nel frattempo si sta avvicinando il giorno della partita, che è giusto il giorno successivo. Eccoci qua, sta arrivando. Se fate caso, ma ci sono in effetti i giocatori sul campo. Eccoli lì. Che disputano appunto la partita. Non ci fa vedere i risultati per il momento. Piove anche. Beh, nel frattempo sì, abbiamo raggiunto un po' di soldi, perciò io inizierei con vedere questa cosa dell'ospedale. Vediamo un po' se ci fa. Oh, finalmente ci fa vedere una stima della copertura. Se lo mettiamo qui è abbastanza ampio, se invece lo mettiamo semplicemente qui o anche qui copre ma non abbastanza.
Io però direi di metterlo intanto, proprio perché comunque copre una buona zona. Potremmo metterlo anche qui. Però forse è meglio che sia più centrale possibile, di modo che copre anche questa di zona. Quindi direi di metterlo qua. Ok. Quindi ha coperto tutta quest'area qui. Adesso andiamo a rivederci un attimo l'economia. Beh, sì, diciamo che può rimanere comunque tranquillamente all'80%. Qui non abbiamo ancora risultati, però c'è un buon numero di visitatori, ragazzi, 537, 38 persone su 750 possibili, quindi direi che è comunque una buona copertura. Intanto, visto che c'è comunque richiesta, vediamo qui di ampliare ulteriormente la zona residenziale. Qui abbiamo messo zone residenziali, quindi continuiamo a farlo anche in questa zona qui. Non è coperta dai tubi, perciò li andiamo a mettere subito. Dobbiamo aspettare un pochettino perché non abbiamo soldi sufficienti ancora per farlo, quindi aspettiamo un po'. Oh, la partita è finita, non abbiamo il risultato purtroppo. Ah no, c'è ancora. No, la partita è ancora in corso. Eh sì, eccoli lì. Allora ragazzi, la partita è finita e abbiamo vinto in effetti, abbiamo vinto anche un bel po' di soldi insomma, perché abbiamo vinto un 120.000, che è una buona cosa, non mi aspettavo che venisse fuori così. E per le entrate dei biglietti siamo a una buona entrata e la prossima sarà il 9 febbraio dell'anno successivo. In questo caso, visto l'andamento, io aumenterei il prezzo del biglietto ai 30. No, un po' troppo. Facciamo 26. Allora, facciamo un pezzo alla volta. Mettiamolo a 26. È andata molto bene. Questo ci permette di poter fare tutta una serie di cose utili. Intanto andiamo a coprire l'acqua da questa parte perché manca completamente, come certi cittadini giustamente ci fanno notare. Perfetto, quindi copriamo questa zona definitivamente così. Ok, e adesso andrei a rivedere un attimo qualcosa perché c'è qualcosa non mi torna. Abbiamo improvvisamente una spesa altissima. Non capisco da cosa dipende. Allora, le scuole sono ben coperte. Felicità generale buona. Forse può essere un problema di questo tipo, ma non credo.
traffico è alto. Su sta strada in effetti si è creato un po' di traffico. Anche qui, vabbè, ma questi sono punti che sapevamo già in precedenza. Dovremmo poter mettere una metro, ma ovviamente da questa parte non la possiamo mettere perché c'è il fiume di mezzo. Allora, potrebbe essere una questione di copertura dei vigili. Che in effetti qui non è assolutamente coperto. E che quindi, come dicevamo anche la puntata scorsa, dovremmo mettere in effetti una caserma dei pompieri di quelle grandi qui. Però se si tratta di costi che escono così, vuol dire che c'è qualcosa che ci fa spendere tanti soldi e non capisco esattamente da cosa può dipendere. Andiamo a vedere un attimo le spese. A me sembra tutto regolare, ragazzi, non vedo grandi spese. Cioè, è aumentato ovviamente questo della salute, ma non dovrebbe fare esattamente così. Anzi, veramente al momento se lascio andare sta addirittura aumentando. Accenna proprio a calare. Forse adesso. Sì, forse sta calando adesso, ma non capisco in effetti da cosa può dipendere, perché la situazione è identica a prima quando viaggiavamo a più 5.000. Facciamo così, intanto aumentiamo la popolazione ancora, perché dobbiamo cercare di aumentare il più possibile, perché al prossimo livello ci vengono date delle cose utili per risolvere il problema, per esempio, dei cimiteri che si stanno riempiendo. Ovvero, come dicevo già alle altre puntate, i crematori. Quindi andiamo a fare così, intanto. Nel frattempo che qui vanno avanti a costruire le case, andiamo un momento a vedere questa situazione, ovvero come stanno lavorando questi, gli inceneritori. E non sono tutti al massimo, anzi, quindi sembra che stanno lavorando nel pieno delle loro attività, non al massimo, perché altrimenti cominceremmo a vedere di nuovo i simbolini dell'immondizia un po' ovunque. Però ragazzi, qui dobbiamo risolvere questa situazione appunto, perché altrimenti non sapremo più dove andare, quindi mettiamo un altro di questi qui. Un altro cimitero, e così possiamo sopperire un attimo il problema in questa zona. Ci siamo quasi a essere pieni.
siamo, ragazzi, siamo tornati finalmente in positivo, siamo a più 3.500. Cerchiamo di aumentare di più la popolazione perché ci servono assolutamente questi, assolutamente. Allora, intanto che abbiamo preso anche un po' di soldi dalla vincita della partita, io andrei a costruire la centrale dei pompieri come stavamo pianificando prima. Quindi prendiamo questa strada, la tiriamo fino in fondo dritto così. E qui ci andiamo a mettere una centrale grande dei pompieri. Mettendola qui copre anche tutta quella zona lì, perciò eccoci qua. Qui abbiamo alcune case abbandonate, perciò le leviamo. E visto che c'è comunque un po' di richiesta di zone commerciali, tagliamo ulteriormente. E qui mettiamo zone commerciali. Nel frattempo che questo va avanti, qui c'è questo abbandonato. Rivediamoci un momento la copertura del valore del terreno. In effetti vediamo che qui si è alzato un pochettino di più il valore del terreno e si sta estendendo da questa parte, visto che stavamo mettendo le zone ad alta densità qui. Perciò adesso faremo lo stesso in questo riquadro. Sempre che si tratta di una zona commerciale, la dezoniamo per intero. Che quelli li dobbiamo accompagnare. E adesso li mettiamo ad alta densità. Nel frattempo questo cimitero già comincia a essere utilizzato e non mi sembra di vedere zone ancora con i simboli di morte a partire da qui, insomma, proprio. Continuiamo a suddividere e mettiamo zone residenziali visto che ci vengono chieste. Per il momento andiamo solo qui e poi estendiamo ulteriormente. Ragazzi, qui è pieno. Tra un po'
Ci sarà una completamente un'apocalisse zombie. Bisogna che si risolva questa cosa urgentemente. Io da qui in effetti un cimitero l'ho messo, non capisco perché non viene utilizzato per ritirare tutti questi. Boh. Non vorrei che va messo un altro qui. Però è strano. Beh, intanto andando avanti io pensavo di mettere comunque un parco di questi qui per i cani da questa parte qua, di modo che intanto anche queste persone saranno più tranquille prima poi di costruire anche un'altra zona residenziale appunto qui. Però ci manca per arrivare a quelli 17.000, siamo a quasi 14.900 e ci vuole ancora un po' di gente, quindi mettiamo ancora zone residenziali qui. Intanto ragazzi, sapete cosa possiamo fare? Possiamo costruire, sì, possiamo costruire la stazione del treno. La andiamo a mettere proprio da questa parte. In questo modo abbiamo tutto spazio di manovra possibile per mettere anche i binari che collegano la linea già esistente. Quindi la posizioniamo qui. E adesso, esatto, andiamo a prendere appunto questa sezione qui, poi selezioniamo il treno e qui ci sono appunto le linee ferroviarie che possiamo collegare a partire da qui, anzi mettiamola così. Ci colleghiamo qui per quanto riguarda questo lato. E qui per quanto riguarda l'altro lato. Ok? Ora che la stazione è collegata, adesso la città ha un collegamento con una stazione ferroviaria per i passeggeri. Solo che non ci indica elettricità. Questo significa che dobbiamo estendere un cavo oppure possiamo fare un'altra cosa, ovvero continuare a suddividere questa zona qui. E qui adesso ci mettiamo tutte zone residenziali. Aspetta che questo non è collegato. Anzi, no, meglio ancora. Questa la facciamo zona commerciale. E adesso la nostra stazione è collegata all'energia elettrica. Quindi adesso andiamo qui e facciamo attenzione a come investiamo su questo. Intanto lo lasciamo a 80% di modo che si avvia un po' il servizio, ma che non sia eventualmente così forte.
insieme a questo possiamo anche creare un'altra linea di bus o di taxi, anzi mettiamo anche la fermata del taxi così copriamo anche questo tipo di servizio. E lo mettiamo qui, ok. E andiamo a fare una linea di bus che da qui praticamente dalla stazione parte e ci porta allo stadio. Possiamo anche, facciamo così, ci fermiamo anche da queste parti. Poi facciamo un'altra fermata diretta qui. Poche fermate, ma comunque con lo scopo di portare la gente direttamente allo stadio. Quindi adesso selezioniamo questa linea qui, che è l'ultima che abbiamo creato. Cambiamo il colore, magari la facciamo diventare più così. Ed ecco fatto. E arriva già il primo treno con le persone da scaricare o caricare in base a quello che si vuole fare, insomma. Ecco qui, e riparte subito. Vediamo se ci dice qualcosa già la stazione. No, al momento zero. Comunque si tratta di una buona situazione, insomma, vedo che qualcosa succede. Io farei anche un'altra cosa per i taxi. Andrei proprio a mettere anche un deposito di taxi proprio da questa parte, oppure anche qui. Ecco, anche un'altra informazione sempre per il bus. No, va bene così. Vediamo qui cosa cambia. Beh, al momento mi sembra che vada tutto bene, insomma, con... la stazione che comunque funziona come dovrebbe. Quindi al momento abbiamo messo la stazione solo per i passeggeri, in seguito andremo a mettere anche la stazione solo per il trasporto di merci. Ma l'andremo a mettere comunque in una zona utile, quindi non qui perché altrimenti aumenterebbe a dismisura il traffico, ma l'andremo a posizionare più da queste parti. Quindi dovremo portare la linea ferroviaria di qua, di modo che tutta la zona agricola è servita e questo ci permetterà anche di ridurre il traffico a un certo punto.
ad energia ed acqua siamo messi bene, perciò al momento possiamo evitare di fare appunto questo. Vediamo se tante volte la qualità del terreno, il livello della qualità del terreno è aumentata. Non proprio, qui si alza un pochino, ma nulla di che. Chiaramente la stazione, avendo un buon incidente di inquinamento acustico, non contribuisce, però comunque la buona cosa è che qui sta succedendo qualcosa. Nel frattempo, ragazzi, la situazione dei morti qui mi sembra che si stia risolvendo. Qui infatti non ne vedo più neanche lo stadio lo segnala, quindi qualcosa è successo. Vediamo se tante volte è successo qualcosa anche di qua. Sì. Allora probabilmente è successo che, avendo messo questo cimitero qui, per aiutare insomma questo che è chiuso, ha risolto. Ha risolto almeno in gran parte. Allora, andiamo a rivederci un attimo anche una situazione in particolare, che è quella dello studio. Le scuole elementari sono al limite, anche il liceo, ovviamente l'università no. Andiamo a vedere qui nel dettaglio cosa succede con le elementari. C'è una buona fetta di persone ben educate, anche altamente educate, ma c'è ancora qualcuno che non lo è. Nello specifico, per quanto riguarda le elementari, qui questa è la copertura delle persone non coperte, eppure qui c'è una scuola elementare. E anche qui. Per i licei anche peggio. In particolare, vabbè, nella zona già appena costruita. Per quanto riguarda l'università, suppongo che non ci siano problemi di sorta. Possiamo fare così, aumentiamo a 110 questo. Ah, scusate, a 120. In modo che aumentiamo un po' di più la copertura. Nel frattempo, qui possiamo continuare a costruire un po' di zone residenziali, perché c'è richiesta. Anche qui cosa succede con la copertura delle zone. Possiamo fare una cosa. Possiamo andare a levare una ad azionare appunto una di queste due parti, io direi questa, e a farla ad alta densità. Si può fare. Quindi andiamo così. Le mettiamo ad alta densità, quindi adesso vediamo cosa succede in questo punto. Crescono abbastanza bene queste zone. Andiamo a vedere da quest'altra parte cosa succede.
qui ci segnalano che la criminalità è alta. Vediamo un attimo. In effetti è poco coperta. Possiamo valutare l'idea di mettere una stazione piccola della polizia, magari anche qui, volendo, o da questa parte. Meno, direi più qui. Ma volendo possiamo anche farla qui dietro, esattamente dietro a quella dei vigili. Si può fare. Così copriamo anche questa zona in questo modo. Qui invece, ragazzi, metterei un parco anche di questi, va bene. In questo modo equilibriamo un attimo il fatto che qui ci segnalano che non c'è grande valore per il terreno, quindi mettendo il parco qui potremmo controbilanciare un attimo questa situazione. Andiamo avanti, costruiamo ancora altre zone abitative. Bene ragazzi, sto continuando ancora questa zona qui, ho messo un po' di uffici da questa parte e girando per questa zona in particolare ho notato che qui è aumentato moltissimo il valore del terreno e sono tutte zone commerciali. Quindi adesso possiamo fare la stessa cosa che facciamo anche dall'altra parte, qui. Perciò iniziamo a dezonare questa zona e la facciamo ad alta densità. Quindi come vedete che sono tutte aree commerciali, quindi leviamo tutto e ci teniamo pronti a una zona commerciale ad alta densità. Che quello lo dobbiamo accompagnare. Quindi vediamo adesso cosa viene fuori. Intanto questi vengono ancora utilizzati, questo sta per essere riempito e noi ci troviamo attualmente a 15.700 persone su 17.000 che dobbiamo raggiungere. Intanto possiamo anche valutare l'idea di cominciare a costruire qualcosa di un po' più interessante da queste parti, vicino allo stadio, in modo da avere una zona ancora più particolarmente interessante da visitare. Possiamo mettere da parte ancora un po' di soldi e mettere questo edificio, oppure possiamo mettere un cinema, che a breve si può sbloccare. Lo stadio l'abbiamo messo.
possiamo mettere questa oppure possiamo mettere un edificio dei trasporti. Qui abbiamo la casa dell'opera. Anche l'Expo Center potrebbe essere una buona idea. Qui però direi che magari la prima cosa che andremo a mettere è proprio un cinema, di modo che possiamo intanto soddisfare un po' di persone su questo tipo di cose. Possiamo metterlo sempre da queste parti. Magari così. Ecco, quindi aspettiamo ancora un po' perché sennò ci rimangono troppi pochi soldi e poi possiamo procedere con la costruzione cinema. Magari aspettiamo anche la mattina. Qui nel frattempo hanno già finito di costruire la zona commerciale ad alta densità, che mi sembra che sia anche abbastanza interessante da vedere così. Anche da quest'altra parte hanno finito questa zona qui. Sapete cosa facciamo? Attendiamo la prossima partita allo stadio, che è discretamente prossima. Quindi, con un buon risultato, se abbiamo un buon risultato, possiamo investire parecchio in attrazioni di questo tipo, che sono particolarmente costose. Nel frattempo, aumentiamo la popolazione e aumentiamo anche un po' le richieste di zone commerciali e magari anche quelle industriali. Nel frattempo qui copriamo ancora con gli uffici. Qui possiamo anche valutare l'idea di cominciare a costruire anche da questa parte che ancora non è utilizzata. Bene ragazzi, facciamo così. Allora, stavo sviluppando un po' di idee, adesso tiriamo un po' avanti questa linea, la copriamo esattamente come qui. Potrebbe essere utile anche in questo modo, quindi la tirerei dritta fino a qui. Ecco, poi comincerei a farla, no, comincerei a farla curva fino a coprire questo punto. E poi scusate, ecco, facciamo così, la tiriamo poi avanti anche da qua. Ecco, e poi così, così intanto siamo sicuri che questa zona è sicuramente edificabile in questo modo. Poi tiriamo anche un'altra strada dritta per dritta così. Ok, e adesso andiamo a lavorare da qui praticamente. Anche se però questa la mettiamo qui. Quindi in questo caso possiamo tranquillamente rifare questa strada in base alla rotonda.
Facciamo anche una cosa. Questa invece la facciamo dritta normale. Così. E qui colleghiamo. Ovviamente ci andiamo a vedere anche le giunzioni che al solito riportano gli stop alle emissioni della rotonda. Bene. Poi eventualmente se ne volessimo mettere un'altra la facciamo sempre qui. In effetti una rotonda sull'autostrada sarebbe stata utile perché ci avrebbe aiutato col traffico. Il problema è che comunque dovevamo pensarlo prima, cioè nel senso prima quando abbiamo cominciato a progettare anche la zona con lo stadio e tutto quanto. In questo caso qui possiamo eventualmente valutare l'idea di fare una cosa del genere. Esatto, questa qui. Caso qui abbiamo semafori, perciò sì, qui automaticamente sono creati dei semafori, ok. Poi qui tagliamo. L'acqua qui e cominciamo a mettere zone residenziali anche qui, anzi aspettiamo prima di qui. Anzi, sapete che faccio? Estendo anche questa di zona e levo questa strada. Il perché ve lo spiego. Questo riquadro, tutta questa zona qui, adesso la impiego per costruire solo una cosa, parchi. Di modo che possiamo avere una zona molto alta come valore di terreno e possiamo sviluppare altre zone ad alta densità qui. Frattempo ragazzi, qui la partita è iniziata, ci sono un po' più di visitatori rispetto all'altra volta, abbiamo un pelo più di entrate rispetto all'ultima volta perché abbiamo aumentato di un poco il costo del biglietto. Vediamo adesso cosa succede alla fine della partita. Bene ragazzi, la partita è finita lì allo stadio, però purtroppo abbiamo perso questa volta, quindi non abbiamo vinto un premio per la partita e quindi siamo rimasti un po' così. Però comunque è andata bene perché abbiamo avuto un po' più di entrate rispetto alla volta scorsa, quindi adesso dobbiamo aspettare la prossima partita che si tiene l'11 gennaio dell'anno successivo e vedremo se riusciremo a vincere la partita questa volta.
Intanto io sto estendendo ulteriormente la zona residenziale qui, in questo punto. Ho esteso ovviamente la tubatura dell'acqua per tutto il percorso fino a qui praticamente. Ecco qui. E quindi adesso, visto che ci siamo, che comunque non abbiamo visto la partita, a questo punto io metto intanto il cinema qui. Quindi andiamo in questo punto e andiamo a costruire appunto il cinema da questa parte. Quindi ecco ragazzi, adesso abbiamo finito. Qui sta tornando il discorso dei morti di nuovo. Può darsi un problema solo momentaneo. Vedremo comunque la prossima puntata. Adesso per questa puntata finiamo qui. L'estensione appunto vedremo di questa zona residenziale. Qui andremo a costruire una serie di parchi di modo da aumentare il valore del terreno. Vedremo appunto l'estensione delle zone commerciali ad alta densità qui, perché intanto mi sembra che stanno andando molto bene. Esatto, e quindi le vedremo estendersi anche da questa parte. Andremo a estendere le zone ad alta densità anche qui, perché se vedete si sta allargando anche in questo punto. Quindi possiamo prendere questa zona residenziale e farla diventare una zona ad alta densità. E vedremo poi definitivamente come risolvere il problema dei morti mettendo i crematori, che pensavo di riuscire a metterli in questa puntata, ma evidentemente dobbiamo aspettare quella successiva. Intanto comunque abbiamo fatto delle buone cose, perché abbiamo messo un cinema, un ospedale, abbiamo esteso questa zona, abbiamo messo la stazione per i treni e una nuova centrale dei pompieri e polizia proprio da queste parti. Quindi rimandiamo il tutto alla prossima puntata. Intanto vi ringrazio per aver visto anche questa puntata di City Skyline. Vi aspetto alla prossima puntata con queste novità. E domani arriverà la prima puntata di Farming Simulator, che sarà appunto ambientata qui, nella zona agricola di Atom City. Grazie per aver visto questa puntata e alla prossima. Ciao a tutti!